noi abbiamo raggiunto l'azienda agricola Quadri di Rovato in provincia di Brescia per una giornata a porte aperte che accende i riflettori sul mondo della zootecnia, in particolare sulle ultime tecnologie per quello che riguarda la mungitura. In questo ambito i robot di mungitura sono una realtà consolidata da diverso tempo in molti paesi del nord Europa, però cominciano ad essere diffusi anche in Italia, apprezzati dagli allevatori. Allora cerchiamo di capire come cambia la gestione della stalla e appunto quali sono i vantaggi per quello che riguarda il benessere degli animali e anche la qualità della vita dell'allevatore. Carlo Bisaglia è ricercatore del Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, laboratorio di Treviglio. Ecco, ad oggi sono circa 12.000 gli allevamenti in Europa che hanno scelto questo sistema? Sì, 12.000, un po' più di 12.000 nel mondo. Diciamo l'Europa fa la parte del leone perché le tipologie aziendali europee sono più idonee, diciamo, a questa tecnologia rispetto ad altre parti del mondo come per esempio il Nord America o i paesi asiatici, che però stanno anch'essi muovendosi in questa direzione. Dopo l'Europa, ma c'è uno sviluppo anche al di fuori dell'Europa. C'è una dimensione ottimale per quello che riguarda l'allevamento per scegliere questo sistema? Ma allora, anche qui la tecnologia è sempre in divenire, no? Per cui quello che è ottimale oggi potrebbe non esserlo domani. Diciamo che il robot per la mungitura è nato per soddisfare alcuni problemi delle aziende familiari, quindi inizialmente nasce perché la manodopera era scarsa o molto costosa e quindi non è un caso se in Nord Europa, quindi dimensioni familiari dell'allevamento 60-100 capi, questa tecnologia si sia diffusa molto. Però evidentemente man mano che se ne apprezzano i vantaggi, questa tecnologia si sta spostando anche verso aziende con un numero maggiore di capi, 200-220. Si stanno diffondendo delle progettazioni in cui si abbinano più box, quindi 1, 2, 3, 4 box possono soddisfare le esigenze di allevamenti di 200-210 capi. Addirittura il futuro prevede lo sviluppo di impianti di mungitura robotizzati rotativi, quindi dei sistemi che possono essere inseriti in allevamenti di 350-400 capi. Teniamo in considerazione che una stima, non sappiamo se sarà in qualche modo poi verificata nel tempo, ma prevede che la dimensione media dell'allevamento da latte in futuro potrà attestarsi sui 350 capi, no? Quindi questo potrebbe essere un obiettivo del futuro. Già oggi in Europa molti allevamenti hanno questa dimensione. E intanto dicevamo l'Italia sta recuperando questo ritardo, in Lombardia soprattutto, anche in Emilia Romagna ci sono aziende che hanno scelto questi sistemi. Sì, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto sono le regioni in cui la zootecnia è più sviluppata, questo è fondamentalmente il motivo. Aggiungerò un primato italiano per il momento che riguarda anche lo sviluppo della sperimentazione nella bufala, perché ci sono dei progetti in cui si è intravisto l'interesse a mettere a punto una tecnologia automatizzata anche per la produzione di latte di bufala, quindi diciamo non solo recuperiamo, ma abbiamo anche delle idee originali. Veniamo anche a quelli che sono appunto i vantaggi e le implicazioni del robot di mungitura. La prima cosa che viene in mente naturalmente è la qualità della vita per l'allevatore, perché non è più legato a questi orari così insomma difficili. Però ce ne sono anche altri, a partire dalla produttività del latte, quindi aumenta la quota di latte che è possibile ottenere dal capo, ma anche la possibilità di avere tante informazioni sulla salute, sullo stato di salute del bestiame. Sì, sì, è esattamente così. Il lavoro, per quanto riguarda il lavoro, diciamo, possiamo dire che questo cambia sicuramente le sue caratteristiche. È un lavoro meno manuale, meno ripetitivo, molto più di gestione dell'allevamento, di supervisione, di controllo. Quindi cambia, se vogliamo, la qualità. Diventa molto flessibile e anzi deve essere flessibile.
proprio perché il robot cerca di rispettare i ritmi naturali degli animali, anche l'uomo non deve avere orari, in pratica deve fare, svolgere la propria routine di stalla nella maniera più variata e variegata possibile. Per quanto riguarda gli aspetti cui lei accennava degli strumenti di gestione, il robot, anche i sistemi diciamo convenzionali oggi sono ricchi di sensori, però in particolare il robot ha consentito di introdurre una serie molto elevata di sensori, di biosensori, che consentono di avere delle informazioni su ogni singolo capo. Tutte queste informazioni raccolte nel computer e utilizzate da software che sempre più vengono diffusi negli allevamenti mettono a disposizione uno strumento poderoso per migliorare le condizioni di benessere degli animali e di produttività per l'allevatore. Generalmente gli animali come si relazionano con il robot? Gli animali hanno pochi interessi, no? Uno principalmente è quello del cibo. E il robot, dopo un primo periodo in cui l'allevatore deve accompagnare l'animale al box, deve fargli vedere che tutto sommato non c'è nessun pericolo, l'animale capisce che dentro il robot una mangiatoia gli mette a disposizione un mangime molto appetitoso. Quindi una volta che l'animale nel giro di pochissime settimane ha superato la diffidenza, vuole recarsi volontariamente all'interno del box di mungitura, proprio perché sa che ci troverà un qualcosa di appetitoso. Quindi è importante per l'allevatore riuscire a gestire questo interesse, perché sennò si creerebbero appunto degli intasamenti, e questo viene fatto grazie al riconoscimento elettronico che ogni animale è dotato. Per quanto riguarda invece l'interazione tra i vari animali, sappiamo che esiste una gerarchia tra le bovine, sì. Quindi come viene risolto? Sì, chiaramente gli animali stabiliscono delle gerarchie, anche in questo caso ci potranno essere degli animali dominanti che cercano di andare nel box, magari sgomitando, tra virgolette, o perché vogliono essere munte o perché sanno che troveranno questo particolare mangime. Evidentemente anche lì il compito dell'allevatore è di sorvegliare che, se per caso ci fossero degli animali cosiddetti pigri, o perché hanno dei problemi a muoversi o perché in qualche modo vengono allontanati dal box, l'allevatore è il suo compito, è quello di frequentare spesso il monitor del suo computer, vedere se ci sono delle segnalazioni sui tempi di mungitura, per esempio, e può individuare quell'animale che non si reca al box da troppo tempo e accompagnarlo. E poi rispetto alle due mungiture al giorno, che sono la media della mungitura convenzionale, in questo caso è possibile ottenere un po' di latte in più? Sì, diciamo che uno degli elementi su cui puntare per aumentare la produttività è aumentare il numero di mungiture. Farlo con i sistemi convenzionali, cioè passare dalle due alle tre mungiture al giorno, richiede chiaramente anche costi superiori di manodopera, di personale, di gestione. Poterlo fare invece con il robot consente di puntare sugli animali più produttivi, quindi si può dire al robot: mungi più volte questi animali, e viene inserito il codice degli animali che vogliamo mungere di più, e quindi si ottengono delle produzioni mediamente più alte grazie a questa possibilità. Come abbiamo visto, i robot di mungitura cominciano ad essere introdotti, utilizzati anche in Italia. Allora vi raccontiamo l'esperienza di chi li ha scelti per la propria azienda. Già dal 2011 io sono in compagnia della famiglia Quadri, Alberto il titolare, il babbo e la mamma Agostino e Virginia, e Filippo Falconi, che è agronomo e progettista che ha curato proprio l'installazione del robot di mungitura in azienda. Allora, intanto, Alberto, dal 2011 avete il robot? Sì. Nel 2011 abbiamo costruito questa stalla nuova,
e abbiamo pensato di utilizzare questa nuova tecnica di mungitura robotizzata e siamo soddisfatti. 10 mesi che stiamo utilizzando questa mungitura e siamo soddisfatti. Quindi comunque c'è un adattamento positivo da parte dell'animale e anche una migliore qualità della vita, immagino, sì, per l'allevatore, sì, che non è più legato agli orari un po' infatti, difficili. Sì, infatti si lavora, c'è più tempo per fare altre cose, perché il tempo che dedichiamo alla mungitura adesso per la stalla è minore. Quanti capi avete? In tutto sono 120 capi tra le vacche da latte, le manze, i vitelli, e in mungitura sono una cinquantina. Ecco Agostino, questa è un'azienda molto antica, una storia ultracentenaria. Sì, è un po' di anni che c'è. E come è cambiata la gestione della stalla dai primi del Novecento ad oggi? Abbiamo cambiato diverse stalle perché prima mungevamo a mamo, poi coi secchi, poi ho fatto un'altra stalla con mungitura a rischio di pesce e poi abbiamo dovuto abbattere la causa della Brebemi, che ha abbattuto la stalla, e allora abbiamo fatto questa nuova col robot. E come sta andando? Tutto bene, il tempo resta di più per la famiglia perché col robot fanno molto prima. Ma oggi condurre un'azienda zootecnica è un bel impegno? Sì, certo, l'impegno c'è senz'altro, è molto dura, però c'è anche soddisfazione. Bene, allora Filippo Falconi, ecco venga pure, anzi mi avvicino io. Cosa bisogna fare per introdurre correttamente un robot di mungitura? Perché non è soltanto la macchina in sé, ma va poi anche gestita la stalla, quindi bisogna poi relazionarsi anche con gli allevatori naturalmente, insegnare loro anche a utilizzare, immagino, la macchina. Allora, la macchina sicura, per quel che riguarda l'utilizzo della macchina, sicuramente la ditta li segue costantemente, credo che li stia seguendo tutt'oggi in modo tale che l'utilizzo sia corretto. A livello di progettazione è chiaro che la realizzazione di un ricovero per bovini da latte con robot prevede tutta una serie di accorgimenti che sono necessari e fondamentali per la corretta gestione della stalla, in modo tale che le vacche chiaramente vengano munte più volte nella giornata senza l'intervento dell'uomo. In questo caso parliamo di un robot che ha 5 box. In questo caso sì, è modulare e chiaramente il signor Quadri, se in futuro, come tutti noi speriamo e come sono convinto che sarà in grado di fare, raddoppierà il numero di capi che attualmente oggi ha e che il potenziale dell'azienda gli consente, perché la struttura realizzata è per 100 vacche, non per 50-60, così come oggi lui ha in mungitura, chiaramente grazie all'aggiunta di un secondo modulo al robot sarà in grado di gestire con la stessa macchina il doppio delle vacche e dei capi. Ma a livello di produttività è vero che si riesce a ottenere un po' più di latte? Sì, perché quelle più fresche vengono munte anche 3 o 4 volte al giorno, quindi in questo caso riescono a produrre anche più latte. E i conflitti gerarchici come si risolvono? All'interno della stalla, tra chi vuole essere munta di più e magari non lascia spazio alle altre? No, perché sono... c'è il computer e le seleziona, quelle che più fresche, che fanno più latte, vengono munte più volte. Invece quelle che più vicino all'asciutta, che fanno meno latte, vengono munte 2 volte al giorno, quindi non vanno a disturbare le altre. Qui è arrivato anche il futuro dell'azienda. mio figlio Matteo. Ti piacciono le vacche? Sì. Da grande quindi rimani in azienda? Sì. Beh, le idee chiare, poi insomma adesso con le nuove tecnologie avrà anche più tempo per anche lui, per la sua famiglia. Va bene, allora da Rovato è tutto, io a questo punto restituisco la linea.